Di qui mosse i suoi ultimi passi la famosa ragazza violentata dal padre, nonché da altri I preti non bisogna citarli, però dicono, se no dicono che è falso. Sì, sì. Che era ad Accumoli, forse era, no? Non era Accumoli, era Orvinio. Orvinio, bravo, che è vicino ad Amatrice. Sì, non di caso, certo. La strada era quella. Sì, sì, era dove salaria. Io l'ho detto più di una volta. Dov'è? Me lo sono ricordato. Attento. Ebbi un grave incidente stradale proprio di fronte a Orvinio, dove andai a sbattere con un... Era il fantasma di Beatrice Cenci, che mi ha salvato. Certo. Quando uscì il camionista, io ancora me lo ricordo, quando uscì il camionista e c'era tutto un fumo che usciva dalla mia macchina, no? Avevi rotto il radiatore? Tutto rotto, la parte anteriore per fortuna, però era l'Alfa 1003, blu, mi ha salvato quello. Io l'ho visto... te l'avevo raccontato oltretutto. Vidi proprio al rallentatore l'impatto. Alla parte anteriore dell'auto, che lentamente si stava schiacciando, stava trasformando in una scatola, in una fisarmonica. Quando è arrivata all'altezza del parabrezza, ho dato una botta al parabrezza, finito. Sono uscito e il camionista mi disse, che era uscito prima di me, mi dice: ma lei è ancora vivo? Sì, sto qua. Ancora intiero. Sì. Vabbè, chiudiamo con Beatrice Cenci, ricordando che la Beatrice Cenci era erede di, solo fra tante altre eredità, verso Lappia aveva circa 6.000 ettari di terreno che fu rubato dal nipote classico. È un tema classico. Bravo ragazzo, nipote del Papa. Un bravo ragazzo. Sì, un ottimo ragazzo. Perché tu sei un bravo che la volle ragazzo, morta, che bravo. La volle morta, esatto. Proprio perché aveva delle mire sui suoi possedimenti. Esattamente. Andiamo. Adesso io vi voglio far vedere un'altra cosa importante. Questo è uno dei negozi più importanti per me, più importanti. Non ti avvicinare che scoppia l'obiettivo. Sì. Questo che tu hai, puoi segnare qui. L'ho già visto. È il negozio più importante di Roma. Sì. Perché qui ci trovi tutti i film. Anticaglie. Tutti i film che ti pare. Anticaglie. In un modo o nell'altro te ne trovano. Andiamo, vai. E qui c'è la proposta, e va fatta vedere, la proposta dell'altro teatro. Ecco qua. La proposta. Via dalla strada. Via dalla pazza folla. Stai fermo. La proposta dell'altro teatro, ecco. Bene. Bette Davis e Joe Crawford, ecco. Sì, basta, devo cancellare, lo chiude. Perfetto.